È stata assegnata a Floriana Ferro, giovane medico alcamese, laureatasi a pieni voti alla Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo lo scorso mese di luglio, la borsa di studio intitolata alla dottore Gioacchino Lamia, anestesista in servizio all'ospedale Borsellino di Marsala, scomparso improvvisamente il 3 luglio del 2020 all'età di 63 anni. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri pomeriggio nella sede dell'Ordine dei Medici di Trapani, alla presenza della signora Rosalba, moglie del professionista scomparso, e del figlio Antonino. A fare gli onori di casa il dottore Paolo Buffa, componente del consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici di Trapani. È un momento molto emozionante e deve essere anche emozionevole, cioè nel senso che è uno sprono per tutti i giovani medici sapere che c'è un ordine, a braccia aperte le aspettano perché saranno il futuro. Grazie a questo momento molto gradevole, perché è grazie anche alla memoria di un grande professionista come Gioacchino Lamia, la moglie, così come tutta la famiglia Lamia, decide di dare una borsa di studio al miglior risultato di laurea in medicina della provincia. Quest'anno è andata la dottoressa Floriana Ferro, che ha, dopo un'attenta valutazione dei titoli e della media ponderata, è risultata essere la prima. Tutti noi abbiamo pensato insieme a mio figlio di organizzare questa borsa di studio con l'aiuto della dottoressa Gervasio e dell'Ordine, perché è stato abbastanza presente, di portare avanti questa iniziativa, perché così mio marito, cioè, nel nostro ricordo ci sarà sempre, perché il marito, il padre, quindi si figura, però per gli altri rimarrà sempre con questa borsa di studio, perché andrà in tutte le case, ogni anno cambierà e quindi entrerà in nuove famiglie. Quindi è un modo per tenere sempre vivo il ricordo di mio marito. Al di là dell'iniziativa simbolica, è un gesto che immagino, no, spinga ad impegnarsi ancora di più nella professione, dottoressa. Concordo con quello che lei ha appena detto, questo per me rappresenta non un punto di arrivo ma anzi un punto di partenza per fare sempre di più, per impegnarsi sempre di più. Io ho iniziato la specializzazione in neuropsichiatria infantile, che è un altro ambito abbastanza importante, soprattutto adesso con la pandemia, e spero anche di poter utilizzare una parte di questa borsa di studio per poter fare qualcosa per il mio reparto in cui mi trovo adesso a Sassari.